che l'arcipesca di Ribbo ancora non ce l'ha, non ce l'ha portate qui a noi, quindi appena saranno disponibili le porteremo qui nella nostra sede, che vi ricordo a tutti, la sede è aperta il lunedì e il venerdì dalle 6 alle 7 e mezza. C'è sempre qualcuno di noi del consiglio e comunque siamo lì sia per ricevere eventuali vostre diciamo vostre domande oppure delle vostre proposte. Anche appunto saremo aperti a maggior ragione questo mese, per tutto quanto il mese di febbraio continuerà il tesseramento, quindi se ci sono nuovi soci, chi se lo deve ancora aggiornare la tessera, in questi orari provenire in sede che la faremo direttamente, e appena comunque le tessere ci verranno consegnate dalla provincia saranno pure consegnate. Poi siccome qualcuno ci ha fatto la domanda, come l'associazione, diciamo, noi siamo amici del mare, però ci siamo dovuti, diciamo, associare all'arcipesca Fisa per diverse ragioni. La prima cosa di tutte è perché ci permetteva una copertura assicurativa. Cioè, ognuno di noi nel momento in cui partecipa alle varie manifestazioni e soprattutto si adopera sul campo è comunque protetto da assicurazione. Poi perché comunque siamo così, abbiamo una rilevanza anche, possiamo partecipare a tutte quelle che sono le attività, diamo la possibilità a tutti i soci di partecipare a tutte le attività dell'arcipesca. Inoltre ci sono, purtroppo in Calabria non c'è, cioè sarebbe la sorveglianza ittico-venatoria, i volontari della sorveglianza ittico-venatoria che dovremmo, diciamo, chi fa parte dell'arcipesca ha tranquillamente un accesso gratuito a tutti i corsi. E poi ci sono varie, se si va sul sito dell'arcipesca ci sono delle varie scontistiche, delle varie convenzioni, per esempio l'anno scorso, quest'anno ancora non si sa, l'anno scorso c'era la convenzione con la Tubertini e con la Cormici per le attrezzature di pesca, che chi andava sul sito del diretto e metteva la propria tessera socio aveva uno sconto. Poi quest'anno ancora non hanno comunicato quali sono le convenzioni, con quale ditte ce l'hanno. L'unica che ha comunicato fino adesso è con la Monte Paschi Siena, con la banca e con un frantoio. Con il messaggio commerci non c'è convenzione. Con il messaggio commerci ancora stiamo appunto per il 2012, noi volevamo chiedere. Per il momento noi facciamo attenzione che tutti gli associati devono andare da commercio a farsi un po'. Per il 2012 stiamo cercando di instaurare comunque per gli anni a venire delle convenzioni con i negozi della zona, con negozi di pesca e quant'altro, in modo tale che ognuno dei nostri soci nel momento in cui va ad acquistare in questi negozi può avere degli sconti, qualche ritocco, diciamo così, un trattamento di favore. Questo ne stiamo parlando in questi giorni, stiamo cercando qui sul territorio, questo l'abbiamo visto perché andando su internet e vedendo come funzionano le altre arcipesca su tutto il territorio nazionale, abbiamo visto che la cosa è fattibile e che funziona. A proposito del sito internet, io lo continuo a ripetere, noi vorremmo fare il sito internet proprio dell'associazione, in questo momento c'è la pagina Facebook e basta. Però volevamo fare un sito internet, appunto, dove mettere tutti gli avvisi, mettere tutti i verbali dell'assemblea, mettere tutte le foto, tutte le attività che abbiamo fatto, fare una piccola bacheca del socio, in modo che ogni socio che andrà a vendere una barca, una canna da pesca, una cosa, la può mettere sia su internet e comunque la può portare in sede, che l'affiggiamo alla bacheca della sede. E poi comunque la nostra idea, se qualcuno di voi nelle sue grandi pescate vuol fare una foto, ce la vuol portare, ce la vuol inviare all'indirizzo email dell'associazione, noi stiamo cercando di raccogliere tutte queste foto appunto sia per il sito e sia per creare un album delle pescate dei soci. Anche perché in base a questo vorremmo fare a fine anno il socio che si è distinto meglio sul campo della pesca. Un pensierino, una targhetta, un qualcosa. A parte un consigliere che ha picchiato una siccia e 2,5 il cibo. Comunque una cosa del genere. E poi penso che abbiamo finito. Sì, a questo punto invito il sindaco qua al nostro tavolo. C'è il signor Scaluzzino che sì, e poi ovviamente siamo qua a fare delle domande, a fare dei suggerimenti.
chiesto che non si sia permesso al signor sindaco. Ci puoi passare a questa parte? No, no, no. Io devo dire solo due parole. Grazie della fiducia che mi avete accordato. Associazione significa socializzazione. Spero di essere in grado, non perché prima ero di meno o mi interessavo di meno, ma essendo un pochettino dietro la buffetta, forse potrò spendere anche qualche parola in più, essere più vicino all'associazione, un impegno, ma per portare niente altro il mio modesto contributo di socializzazione. Perché a mio avviso c'è bisogno, mi sia perdonata la mia espressione o il mio modo di pensare, ma sembra che c'è bisogno un po' di aggregazione sociale e che dovremmo un pochettino l'un con l'altro collaborare ad aggregarci di più nella solidarietà, nella vicinanza, nel modo di fare per il nostro territorio, come dicevano quelli che mi hanno preceduto, specialmente il Presidente, qualche cosa che non è per noi. E per il nostro futuro, per la nostra aggregazione futuristica, per quelle che verranno. Grazie della presenza. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti, no, solo un saluto, grazie per l'invito e complimenti sia per l'organizzazione sia per gli argomenti che sono stati toccati qua questa sera e soprattutto le cose che avete fatto, perché io stasera, sentendo la vostra discussione, mi è sembrato, ho avuto l'impressione di essere al comune, perché più o meno ogni giorno parliamo delle stesse cose, cerchiamo di queste cose che sono state discusse qua questa sera al municipio, insieme agli altri consiglieri e agli altri assessori, di cui vi porto il saluto, mi pare che sta arrivando, poi mi ha chiamato l'assessore Mirabella, se no da parte dell'amministrazione provinciale, pure non ha detto se importare, ma mi pare che stia arrivando. Detto questo, è stato per noi una grande opportunità, un territorio che ha un'organizzazione come la vostra, un'associazione come la vostra, secondo me è un territorio che ha un futuro positivo davanti, sia per gli argomenti trattati, sia per come li state trattando, con la serietà e con l'impegno che ci state mettendo e soprattutto i concetti che avete molto chiari, cioè gli amici del mare che hanno a cuore il territorio. E siccome noi stiamo lavorando come amministrazione comunale a riprenderci la bandiera blu, ma non come cosa di bandiera blu nel senso di aver investito, ma come concetto, quello che la bandiera blu significa per un territorio, soprattutto un territorio come il nostro che vive d'immagine, che deve o dovrà dare le sue fortune soprattutto all'immagine, alla percezione che all'esterno hanno di questo territorio le persone che dovranno scegliere di venire qua in vacanza. Le azioni di un'associazione come la vostra sono fondamentali, perché sono prima di tutto di fatti concreti, ma sono anche di stimolo per le pubbliche amministrazioni. Quindi io vi ringrazio e mi complimento e spero che insieme possiamo continuare questo cammino. E io che vi devo dire? Noi stiamo lavorando, perché poi le cose, stiamo lavorando anche sulla fascia costiera. Sono state qua ricordate alcune cose, noi abbiamo partecipato ai PISL, che sono delle attività turistiche, che sono dei progetti fatti insieme agli altri comuni della fascia costiera e anche dei comuni collinari, dove c'è un intervento di circa 20 milioni di euro. Se noi dovessimo vincere questo progetto presentato insieme agli altri comuni, al comune di Riccati andranno 2 milioni e mezzo di euro che noi abbiamo destinato alla riqualificazione del litorale. Cosa intendiamo riqualificazione del litorale? Intanto fare un percorso sulla spiaggia che è da Santa Maria fino a Baia di Riaci, dove tutti quanti con un passaggio che va tra praticamente le proprietà del villaggio, della proprietà privata e la spiaggia, c'è un passaggio di 1,5 metri accessibile a tutti i cittadini.
da Santa Maria fino a Baia di Grazia, cioè, chiunque si può mettere a piede e camminare lì, e così evitiamo queste cose, un cacciolo, lì. E quindi questa qua sarebbe la prima cosa. Poi dietro, dove attualmente ci sono i parcheggi, fare delle aree picnic, delle aree attrezzate per, con dei servizi, perché come voi sapete noi vogliamo spostare i parcheggi a monte e lì far arrivare solo le navette e creare questa, e quindi questo è il nostro progetto per quanto riguarda il comune di Grazia. E giovedì siamo andati al bene ambientale, abbiamo sbloccato il progetto Baia di Grazia, che era stato bocciato dalla sovrintendenza, era stato bocciato perché è incompatibile con l'ambiente, e per fortuna abbiamo ottenuto il parere positivo per rimettere in piedi questo progetto. Quindi andremo a fare con 700.000 euro a Baia di Grazia due operazioni di rifacimento di quella zona, che è molto importante per l'immagine del territorio. Terza questione, abbiamo dei bei gatti, cose che voi già sapete. Stiamo presentando, non sarà nel mese di febbraio perché adesso stanno lavorando i tecnici, ma nel mese di marzo penso presenteremo il progetto di massima del rifacimento del litorale dalla scogliera fino al Formicoli, dove alla fine di questo progetto del rifacimento c'è la proposta di un approdo turistico lì nella zona praticamente a sud del parcheggio Formicoli. C'è la proposta di un approdo turistico fatto interamente con fondi quasi privati. C'è una proposta, adesso vediamo se sarà approvata. E soprattutto quello che è importante e vorrei comunicarvelo è che noi mercoledì abbiamo un incontro con il tecnico per definire il piano spiagge, cosa molto importante, il piano spiagge. Dopodiché questo piano spiagge, se la maggioranza lo approverà, verrà portato all'associazione, verrà portato a tutti per una votazione, dopodiché sarà approvato. Quindi speriamo per marzo, aprile di avere sia il piano spiagge approvato e sia anche questa questione che mi sta molto a cuore del corridoio a mare. Cioè ci stiamo muovendo in questa situazione tra mille difficoltà, perché voi sapete come sono le situazioni, stiamo cercando di rincorrere sempre l'emergenza, dalla mattina alla sera si rincorre l'emergenza con una struttura burocratica che è quella che è purtroppo, che non è adeguata a supportare le esigenze di questo territorio. Però io di questo devo ringraziare sia gli assessori, sia gli amministratori, sia i consiglieri, che ci stanno dando una grande mano e con spirito di abnegazione lavorano veramente tanto per questo territorio. Io penso che col vostro contributo, con le vostre idee, col vostro stimolo, noi riusciremo sicuramente a cambiare qualcosa. Vi ringrazio, vi auguro un buon lavoro e l'amministrazione comunale è sempre a disposizione, qualsiasi confronto, qualsiasi stimolo, qualsiasi tipo di iniziativa, siamo a disposizione per confrontarci. Vi ringrazio. Scusa, sono arrivato solo adesso, non perché ritenessi le cose che avevo da fare meno importanti di questa assemblea. Intervengo sia come socio sia come amministratore della provincia e del comune per dire due cose semplicissime. La prima è che un ringraziamento sentito e non rituale, insomma, di quelli che si fanno tanto bene visto che siamo qua, ma perché effettivamente questa associazione, con il lavoro quotidiano, con le piccole e le grandi cose che ha fatto, ha contribuito a diffondere all'interno della nostra realtà locale, nel nostro comune, una nuova cultura della cooperazione, una nuova cultura dell'essere cittadini e una nuova cultura della collaborazione con le amministrazioni locali. Guardate, questa non è una piccola cosa, è una grande cosa ed è un grande esempio, perché io sono convinto, l'ha detto poco fa il sindaco, anche se sono arrivato quando già lui era a buona parte del suo intervento, però credo che l'abbia detto, ho percepito pure questo ragionamento. Le amministrazioni locali, in particolare l'amministrazione di Ricali, non possono risolvere tutte le grandi questioni che ci sono sul tappeto se non c'è all'interno della popolazione, della nostra gente, una cultura diversa, una cultura della collaborazione e quindi un cambio di mentalità anche della cittadinanza.
Se questo si sta verificando in questi mesi, in questo territorio, se sta nascendo questa piccola grande rivoluzione, è anche grazie al lavoro che voi avete fatto. Quindi io di questo voglio ringraziare il Presidente, ma con il Presidente chiaramente che ha una grande passione, ringrazio tutti i soci e tutti quelli che hanno contribuito a questo lavoro. La seconda cosa che volevo dire è quella che da parte nostra c'è la volontà di riscattare questo territorio con una serie di azioni concrete che soprattutto in questa nuova amministrazione comunale stiamo cercando di perseguire giorno dopo giorno con grande spirito di abnegazione, con grande impegno, sopperendo a volte anche alle carenze che ci sono diciamo dal punto di vista burocratico, dal punto di vista amministrativo. La cosa che però volevo dire è questa: insieme a questo spirito di collaborazione io chiedo a voi, come, prima di tutto come cittadini che ho riscontrato più sensibili rispetto alle problematiche della realtà locale, chiedo anche, oltre alla collaborazione, un po' di pazienza, perché le cose da fare sono tante, il punto di partenza è più basso del fondo e lo sappiamo tutti, quindi per risalire ci vuole costanza, pazienza, determinazione. Quindi io credo che voi che siete, diciamo, ripeto, forse i concittadini più sensibili a queste cose, all'ambiente, al territorio, alla cura del paesaggio, del bene del nostro territorio, dobbiamo avere un pochettino di pazienza, perché le questioni che stiamo affrontando sono tante e quindi il tempo è necessario. Fermo restando il fatto che, come si dice, chi ha tempo non aspetti tempo. Noi non è che chiediamo tempo solo perché non abbiamo intenzione di risolvere le cose, ma perché ci rendiamo conto che ci sono tante, veramente tante cose da fare. Quindi io vi ringrazio ancora, vi chiedo scusa se sono arrivato in ritardo, scusate la maleducazione, però ci teniamo a esserci per portare anche come socio questo messaggio e questo ringraziamento. Quindi noi come associazione, dopo gli eventi che sono verificati in questo comune, oggi abbiamo un'amministrazione secondo noi forte e capace, di gente capace, professionisti che sono in grado, secondo me, a tirar fuori questo territorio dal baratro. Ce lo vogliamo augurare, quindi noi siamo fiduciosi e andiamo avanti con più coraggio e più stimolo, perché sappiamo che abbiamo un'amministrazione che ci guida, che ci può tirar fuori da questi problemi che abbiamo in questo territorio. Grazie. Adesso se qualcuno vuole fare qualche domanda, qualche intervento, qualche suggerimento, qualche consiglio, siamo qua, di quello che sappiamo.